Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo corso. In questo tutorial parleremo di CSS. Allora, che cos'è CSS? Allora, CSS significa Cascading Style Sheet, quindi ci permette di formattare e modificare lo stile dei vari elementi in HTML. Allora, vediamo subito come e dove scrivere il codice in CSS. Allora, esistono tre modi per inserire un codice CSS all'interno del documento. Il primo è quello di aggiungere un attributo a un elemento che vogliamo modificare. Per esempio, io voglio modificare questo paragrafo. Quindi, dentro il tag di questo paragrafo, faccio uno spazio e scrivo style uguale e, tra virgolette, inserirò tutto il codice in CSS. Un altro metodo invece è inserirlo nell'head. Possiamo usare il tag style, che appunto ci permette di scrivere tutto il nostro codice in CSS. Quindi, in questo modo, qui in mezzo scriveremo il nostro codice. Un ultimo metodo per inserire un codice in CSS è creare un file a parte. Quindi andiamo nella nostra cartella e creiamo un nuovo file. Quindi andiamo sempre in documento di testo, per esempio chiamiamo style in questo caso, e al posto di txt mettiamo CSS e diamo invio. Ovviamente modifichiamo l'estensione ed ecco qua che abbiamo creato il nostro file in CSS. Possiamo aprirlo benissimo sempre con Visual Studio ed ecco qua che abbiamo creato il nostro file. Però come facciamo a connetterlo ad HTML? Ovviamente non si connette in automatico e per farlo dobbiamo usare un tag nell'head. Quindi qua nell'head usiamo il tag link, che è un tag unico. Quindi facciamo link spazio rel, cioè specificare il tipo di file che vogliamo collegare. In questo caso scriviamo style sheet in questo modo e poi scriviamo href, che è il percorso file del nostro file CSS. Quindi in questo caso, visto che è la stessa cartella del file HTML, scrivo semplicemente style.css in questo modo e chiudo link. Ed ecco qua che abbiamo collegato il file HTML al file CSS. Io d'ora in avanti userò questo metodo perché personalmente lo considero molto più comodo. Magari lo apriamo così, così è ancora molto più comodo. Come detto prima, CSS ci serve per identificare e formattare uno stile di un elemento. Però dobbiamo richiamare questo elemento nel file HTML. Per farlo ci sono tantissimi modi. Oggi vediamo quelli più importanti. Allora, il primo è sicuramente usare un id. Per esempio, questa immagine scrivo id uguale e inserisco un id, per esempio immagine. Ok? Salvo ovviamente. E nel file di CSS scrivo asterisco che sta per id e poi il nome dell'id, quindi immagine. E poi facciamo due parentesi graffe. In questo modo qui scriveremo tutto il codice. Un altro modo può essere usare le classi. Quindi, per esempio, qui al posto di id scrivo class immagine. E qua al posto dell'asterisco che indica l'id metto il punto che appunto indica le classi. Però, che differenza c'è tra id e classi? Beh, è molto semplice. L'id può essere usato solo per un elemento, quindi se userete lo stesso id per più elementi darà errore e non ve lo farà usare. Le classi invece si possono applicare a più elementi. In questo modo possiamo applicare lo stesso stile in una volta sola a più elementi. Quindi per esempio posso mettere la classe immagine anche sul paragrafo. Quindi in questo modo il codice che scriverò qui si applicherà sia all'immagine che al paragrafo. Un altro metodo può essere semplicemente specificare l'elemento. Quindi per esempio, posso scrivere img e basta, in questo modo, così prenderò tutte le immagini che ci sono nel nostro file. Se come in questo caso abbiamo più elementi dentro l'altro, per esempio qui abbiamo un div, che è praticamente un elemento che indica una sezione, in questo caso abbiamo due paragrafi e un'immagine. Posso scrivere div p, in questo caso seleziona tutti i paragrafi che ci sono nella pagina, che sono però dentro un div. Quindi in questo caso solo questi due e non questo qua, perché questo qui non è dentro un div. Possiamo fare anche dei raggruppamenti. Per esempio, posso mettere un id a questo testo, quindi per esempio testo, e per esempio un altro id a questa immagine. Quindi in questo modo. In CSS, per diciamo raggrupparli tutti e due, posso scrivere asterisco, quindi indico un id immagine, virgola, quindi prendo anche testo. L'id contesto. In questo modo prenderà l'id immagine e l'id testo. Ovviamente questa cosa la possiamo fare per tutti i selettori, per esempio quindi per le classi, per le tipologie, come abbiamo visto prima. Per selezionare il tutto, invece, usiamo semplicemente l'asterisco. In questo caso selezionerà tutto quello che è presente nel codice HTML.
posso usarlo anche per identificare tutto quello che c'è dentro i div. Per esempio, div asterisco indica tutti gli elementi che ci sono in tutti i div. Se per esempio io voglio prendere tutte le immagini, quindi in questo caso sono due, queste qua, scrivo ovviamente img. Ma se voglio prendere solo le immagini che per esempio hanno una larghezza di 400 pixel, come in questo caso, utilizzo le parentesi quadre, quindi scrivo parentesi quadra, l'attributo, che in questo caso è width, ovviamente possiamo utilizzare qualsiasi tipo di attributo, poi uguale e tra virgolette il valore dell'attributo che vogliamo utilizzare, in questo caso metto 400 pixel. Ovviamente metto le parentesi graffe, in questo modo selezionerò tutte le immagini che hanno come attributo della larghezza a 400 pixel. In questo caso solo questa qui. Ovviamente tutti questi selettori possono essere uniti per essere utilizzati tutti insieme. Per esempio, posso fare dentro i div tutte le immagini, per esempio, che hanno un src uguale a paesaggio.jpg. Poi magari metto virgola e metto asterisco testo, quindi mi prende tutte le immagini dentro un div che hanno src uguale a paesaggio.jpg e l'elemento con l'id testo. Perfetto ragazzi, questa puntata è terminata. Ovviamente ci vediamo al prossimo episodio e ciao ciao!